Chiara, il Sette Rosa chiude con un sesto posto questa avventura olimpica. A te, che sei una delle due che l'aveva già vissuta, tra l'altro con una medaglia all'esperienza olimpica, ti chiedo che emozione è stata ritrovare i 13.000 persone allo stadio, tutto questo pubblico a 8 anni di distanza. Un'emozione bellissima, sicuramente avendo anche 8 anni in più l'ho vissuta diversamente, perché ogni volta un'Olimpiade ha il suo perché e le sue emozioni, e qua devo dire che è stato fantastico, perché così tanto pubblico, così tanto calore, è stato veramente bello poter partecipare a una cosa del genere ed essere noi qui al centro dell'attenzione. Secondo te, cioè, come me lo giudichi questo sesto posto, questo percorso del Sette Rosa qui a Parigi? Forse all'inizio proprio avete pagato un po' l'emozione dell'esordio, visto che eravate 11 su 13 esordienti. Beh, come lo definisco? Per me c'è tanto rammarico, perché va bene, comunque un sesto posto all'Olimpiade, però noi eravamo partite con un altro obiettivo, magari di stare tra le prime quattro, poi ora si è vista anche l'America arrivata quarta, quindi non sai mai come può andare, ogni partita è una finale, però c'è tanto rammarico perché potevamo dare di più di quello che abbiamo dimostrato, ma alla fine la cosa che mi sento di dire è che noi l'anima ce l'abbiamo sempre messa, fino ad oggi, fino all'ultimo secondo, poi sbagliamo, possiamo vincere, possiamo perdere, però noi ci credevamo veramente fino alla fine, e secondo me questa è la cosa più bella, quando c'hai l'orgoglio di far parte della nazionale, di non abbassare mai la testa, alla fine devi uscirne comunque con le spalle larghe e soddisfatto della tua squadra e di te stesso. Poi poteva andare meglio sicuramente, però ogni esperienza ha il suo perché e noi ne faremo tesoro. Ne farete tesoro anche tu, se ti dico Los Angeles 2028, che ti viene in mente? Non lo so, vediamo, chissà, magari sì, magari no. Io sono una che vive molto anno per anno, mi godo le emozioni e mi godo la vita così, quindi potrebbe essere come sì, come no, quindi chissà. Non sono ancora così tanto vecchia, però comunque 29, tra poco 30, ma vediamo, io sono sempre una che sogna occhi aperti, quindi non smetterò mai di farlo. Grazie, grazie, Chiara.